Nella testa, nel cranio, c'è il cervello. E nel cervello, in particolare nel claustro, il claustro si trova proprio lì, al centro della testa, virtualmente c'è una secrezione di liquido cerebrale. E questo fluido è un olio. Nei tempi antichi questo fluido si chiamava, in greco, Christos, ovvero Cristo. È questo bellissimo fluido che viene dal cervello e scende lungo la colonna vertebrale. Scende lungo la colonna vertebrale e raggiunge il plesso sacrale, proprio accanto all'osso sacro, che sono le 5 seconde vertebre inferiori, le ossa più fuse nella parte inferiore della colonna vertebrale. La parte più in basso della colonna vertebrale è chiamata coccige. E appena sopra il coccige c'è l'osso sacro, 5 ossa fuse. Quindi il plesso sacrale è collegato all'osso sacro. E il fluido proviene dal cervello. Scende giù per la colonna vertebrale e arriva alla parte più bassa di essa. Ora, il claustro è altrimenti noto come il Santo Claustro, semplicemente a causa di questo bellissimo olio. Questo Christos che viene prodotto e secreto. Vedi, la parola secreto deriva da secrezione, perché questa secrezione è un segreto. E il sacro è la parte sacra del segreto. La secrezione si riversa lungo la colonna vertebrale e raggiunge l'osso sacro. Beh, questo è il modo meraviglioso in cui il nostro corpo è stato progettato. E la colonna vertebrale è fondamentalmente solo un'estensione del cervello. Il claustro è anche noto come il Sancta Claustrum. Perché, vedete, questo fluido che scende al plesso sacrale è effettivamente un fluido sacro. Ed è da qui che nasce la storia di Babbo Natale che porta i regali giù dal camino. È una storia di fisiologia. E la Bibbia è un bellissimo manuale di rigenerazione fisiologica. Quello che succede con questo fluido è che ogni mese, quando la luna è nel segno del sole, sotto il quale siete nati, c'è un germe o un seme piantato nel plesso solare, che è appena sopra il plesso sacrale. Quel germe è l'olio, il Cristo, che nasce a Betlemme, perché il plesso solare è altrimenti noto come Betlemme, dove il Cristo è nato. E quel seme, quell'olio, deve tornare dove è nato, nel mesencefalo. Mentre l'olio sale lungo la colonna vertebrale, la vibrazione dell'olio, del Cristo, aumenta. E vedete, prima di tutto, l'olio viene differenziato nella ghiandola pineale e nella ghiandola pituitaria, prima di essere inviato lungo la colonna vertebrale. La ghiandola pineale è la parte elettrica e la ghiandola pituitaria è la parte magnetica. L'olio viene differenziato e viene fatto scendere lungo la colonna vertebrale attraverso i nervi pingala e ida. Sono ciò che è anche noto come kundalini e kundabuffer. Così il liquido arriva al plesso sacrale e attende la germinazione del seme una volta al mese, 12 volte l'anno. E se siamo in grado di trasmutare quel seme e farlo sorgere, come sorge nella colonna vertebrale, alla fine raggiunge l'oblongata medulla ed il ponte di Varolio e il mesencefalo e attraversa il nervo vago, anche noto come nervo pneumogastrico. È un nervo che discende dalla zona del cervello, rispettivamente dalla ghiandola pineale e pituitaria, e alimenta i polmoni e lo stomaco. È una rete di nervi. E questa rete di nervi è chiamata albero della vita. Gli antichi sapevano che questo seme che nasce a Betlemme una volta al mese è il Cristo. E che se qualcuno si sarebbe astenuto dal sesso durante quel periodo, quell'olio e quel seme si sarebbero salvati, sarebbero risaliti. Sarebbero saliti attraverso il chakra del cuore,
attraverso il chakra della gola e alla fine l'olio sarebbe arrivato con la sua vibrazione più alta. Vedete, in fondo l'olio ha un tasso vibratorio molto basso. Mentre con pratiche adeguate, meditazione, respirazione, buona alimentazione e buon comportamento pacifico, si riesce a sollevare quel Cristo, quell'olio, in modo che attraversi il nervo vago, in cima alla colonna vertebrale. Le 33 vertebre della colonna vertebrale. Quando l'olio arriva in cima, là che aspetta c'è il talamo ottico, un organo a forma di uovo al centro della testa. Quando attraversa questo nervo pneumogastrico, questo processo si chiama crocifissione. L'olio non viene ucciso e distrutto, ma viene esaltato 1000 volte. Poi tocca il talamo ottico e per 2 giorni e mezzo rimane in una condizione che è considerata morta. Raggiunge poi la ghiandola pineale dopo 2 giorni e mezzo e illumina così il talamo ottico e la ghiandola pineale. Dagli Egizi e dai Greci il talamo ottico era conosciuto come la luce del mondo perché ne conosceva la fisiologia e l'anatomia. E sapevano che questo prezioso olio che discendeva dal claustro, dal cervello, e si era differenziato nelle ghiandole pineale e pituitaria, e discendeva dalla colonna vertebrale, beh, sapevano che alla fine sarebbe salito, e che la porzione illuminata dell'umano era in grado di ascendere questo olio di Cristo. E che, in tal modo, salisse al talamo ottico e lo illuminasse. Ciò che a sua volta accade è che milioni di cellule cerebrali che erano dormienti ora si sono risvegliate. Ci sono pratiche e ci sono cose che sono molto, molto dannose per questo olio. Ad esempio, l'eccesso di cibo e alcol e anche il sesso praticato al momento sbagliato. Questi distruggono il seme. E questo è ciò che è noto come mangiare dall'albero della vita. Gli antichi sapevano che una volta che l'olio si è esaurito a causa della vita sfrenata, l'organismo carnale muore. La morte è la conseguenza dell'aver consumato tutto l'olio. Notate che l'olio che scende dal celebrum è altresì conosciuto come la manna dal cielo, perché heaven, cielo, paradiso, significa heaved up, sollevato. E la testa, il cranio, la cupola che siede sopra il busto è conosciuta come il paradiso. E l'area del cuore, e quindi il chakra del cuore, era conosciuto come Midgard, terra di mezzo, o Middle Garden, giardino di mezzo. E l'area generativa era conosciuta come Sodoma e Gomorra, l'area del desiderio, desiderio animale, altrimenti conosciuta come Egitto e Inferno. Sono sopra, invece, il giardino dell'Eden e la terra dove scorre latte e miele. Infatti, la ghiandola pineale produce una secrezione nota come miele, che contiene DMT in essa, e il corpo pituitario secerne il latte. Questo è il latte e il miele, e la terra dove scorre latte e miele è al piano di sopra. Questo è un segreto sacro, semplicemente perché la secrezione che proviene dal presso sacrale è una delle cose più importanti che dobbiamo conoscere per la rigenerazione fisiologica. Salvando il seme si può effettivamente vivere più a lungo. Per questo gli antichi vivevano migliaia di anni proteggendo e mantenendo questo segreto. Gli egiziani costruirono camere di ascensione, piramidi, proprio per questo scopo. E insegnarono la scienza di rispettare, conservare, sorvegliare e prendersi cura di questo bellissimo olio. E se conosci bene i Vangeli, conoscerai tutte le scritture che ne fanno riferimento. Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre. La luce del mondo è il talamo ottico. Mantieni i tuoi occhi semplici,
perché se il tuo occhio è oscuro, tutto il corpo sarà oscuro. Quell'occhio a cui si fa riferimento è stato conosciuto come il terzo occhio, l'occhio spirituale. Ora, per quanto riguarda i negazionisti, la maggior parte dei frequentatori della Chiesa lo negherà perché nella loro mente Gesù Cristo è una persona storica che deve tornare fisicamente per salvarli. Non possono salvare se stessi. Hanno bisogno di un salvatore vicario di terze parti. Mentre in realtà è vero il contrario. E questo è ciò di cui parlava l'Apostolo Paolo quando si riferiva al sacro segreto del Cristo interiore, il Cristo che abita dentro. Perché vedi, il regno di Dio è dentro, non è fuori. E infatti, le parole di Gesù sono abbastanza chiare dove dice: non guardate là fuori, perché il regno di Dio non verrà in maniera osservabile. Non guardate qui e non guardate là, perché ci saranno ingannatori che diranno: oh, eccolo, ecco il Cristo, c'è il Cristo. E infatti il processo è dentro. A meno che uno non sia in grado di aumentare quell'energia e uscire dai chakra inferiori. Vedete, i chakra inferiori si occupano di sensualità, di conflitto, di invidia, potere, avidità, ricchezza, tutte queste cose. E se uno cerca costantemente queste cose e mangia costantemente il frutto dall'albero della vita, questi bellissimi nervi, il sistema nervoso pneumogastrico, loro sono responsabili per riportare sull'olio questa bellissima presenza spirituale. E siamo noi i responsabili per canalizzare quell'olio, quel seme di Cristo interiore, in modo che alla fine sia crocifisso nel mezzo della testa. Notate che il cerebrum è scavato e il mesencefalo e il sistema limbico sopra la colonna vertebrale è il santo dei santi e il cervelletto che risiede dietro il cervello è conosciuto altresì come il piccolo cervello. Il cerebrum è associato con la cima della testa, Aries, e il cervelletto è associato a Taurus e al cervello sinistro. Il cervello destro è femminile ed è collegato al cerebrum, Aries, il dio cervello. Notate che abbiamo l'uomo dio, che è il cerebrum, e l'uomo Adamo, che è il cervelletto. Tu, fedele, non otterrai nulla di questo in chiesa. Questa è la verità esoterica. La verità esoterica nega tutto ed è stato perpetuato negli ultimi migliaia di anni dalla cosiddetta chiesa cristiana allo scopo di negare e nascondere la vera storia della rigenerazione fisica.